Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Paolo De Cesare. Buonasera a tutti i telespettatori. Sigla! Ciao Paolo, ben arrivato. Come stai? Buonasera a te, caro Riccardo. Tutto molto bene. Tutto bene. Tu stai bene? Ma io bene, io sto bene, io sto sempre bene. Senti Paolo, allora, tu hai veramente tantissime attività. Io adesso elencarle, l'elenco, ma le snoccioleremo una alla volta. Innanzitutto tu sei il presidente dei Circo degli Amici. Circo degli Amici, che io sono stato ospite tuo, è veramente un circolo esclusivo, bellissimo, che ha una storia, tra l'altro, ho visto entrando. Raccontami di questa storia perché è veramente meravigliosa. Sì, è un'istituzione cittadina molto importante, un'istituzione culturale che ha alle spalle quasi 200 anni, nasce nel 1832 e insomma ha la mission di promuovere come circolo di cittadino la cultura, gli eventi, la presentazione di libri, le conferenze, nonché delle feste che puntualmente noi facciamo, anche invitando ospiti e artisti di fama nazionale. Sì, sì, ma infatti sono venuto e sono rimasto anche veramente quasi in ammirazione proprio del posto, che è veramente coinvolgente. La sede è molto bella, è di una famiglia storica di Chieti, la famiglia di Santi Stricciardoni. Il palazzo è un palazzo settecentesco, molto molto bello, come hai potuto vedere. Però non è la cosa più bella che abbiamo a Chieti, perché tu sei anche, che di veramente di una cosa a livello penso mondiale, che è il Teatro Marruccino, tu fai parte del CD del Teatro Marruccino. Sì, sì, io sono anche, mi onoro anche essere uno degli amministratori del Teatro Marruccino, sì, sì, che come ben detto è il fiore all'occhiello della nostra città, teatro lirico di tradizione. Senti, quest'anno il Teatro Marruccino, ne approfitto che sei qua, che programma ha? Ma abbiamo fatto una stagione lirica, perché come sai, appunto, come dicevo, siamo teatro lirico d'Abruzzo, nonché teatro di tradizione tra i 28 italiani, e naturalmente produciamo ogni anno tre opere. Quest'anno abbiamo fatto una grande stagione lirica e adesso siamo invece in piena stagione di prosa. Proprio lo scorso fine settimana c'è stato lo spettacolo che ha visto protagonista Giuliana Desio con un grande overbooking, e stiamo avendo già il sold out per quanto riguarda il prossimo spettacolo, dove ci sarà il grande Lello Arena. Fantastico, ricordati di invitarmi. Assolutamente sì. Perché Lello Arena, beh, poi mi fa tornare un po' ragazzo, tra l'altro. Sì, sì. Senti, oltre a queste cose, tu sei anche il presidente dei giovani imprenditori dell'ANCI. Sì, sì, sì. Hai qualche momento libero nella tua giornata? Diciamo che mi impegno molto sia nel mondo dell'associazionismo e sia soprattutto per la mia città. Tutto ciò che faccio, caro Riccardo, lo faccio gratuitamente, e lo faccio perché credo in determinati obiettivi, in determinati risultati che fortunatamente stiamo insomma, avendo in tutti, diciamo, i consessi che poc'anzi hai citato. Sicuramente la cosa che mi onora e che mi soddisfa di più è il lavoro fatto in questi anni presso il Consiglio di Amministrazione del Teatro Marruccino con i miei colleghi, il mio presidente, l'avvocato Cristiano Sicari, e l'altra mia collega di Consiglio di Amministrazione,
Annalisa Di Matteo, nonché con i direttori amministrativo Cesare Di Martino e il direttore artistico il maestro Ettore Pellegrino. Noi in questi anni, in questo quinquennio, perché adesso ci accingiamo alla fine della consiliatura, abbiamo fatto davvero tanto, abbiamo raggiunto dei risultati, possiamo dire, sia a livello numerico, sia a livello dell'offerta culturale del palinsesto, ma sia soprattutto anche a livello strutturale, che prima ora non erano mai stati raggiunti. Abbiamo tra l'altro totalmente riammodernato il teatro, insomma, dai portoni adesso sostituiremo anche le sedute della platea, abbiamo messo in sicurezza il palco, abbiamo rifatto totalmente la moquette di tutto il teatro, abbiamo fatto per esempio ripartire l'orologio che è molto molto bello, che lì sul loggione, che erano 25 anni che era fermo. Abbiamo riqualificato gli uffici, abbiamo rifatto davvero da tante cose, abbiamo riqualificato il foyer bar, il foyer storico, abbiamo, dal punto di vista strutturale, abbiamo rifatto davvero tanto, l'abbiamo riammodernato, l'abbiamo reso più bello e più accogliente, nonché anche nell'offerta naturalmente culturale. Tra l'altro noi siamo stati coloro i quali hanno avuto l'onore e l'onore di diciamo festeggiare il bicentenario, di organizzare la celebrazione, i festeggiamenti del bicentenario del teatro, perché il teatro l'anno scorso ha festeggiato i 200 anni, per cui abbiamo organizzato degli eventi davvero di assoluto pregio, come abbiamo avuto ospite il maestro Uto Ughi, così come il maestro Antonio Pappano è venuto a diciamo a regalarci delle grandi emozioni per una serata sempre con il tutto esaurito. Sei proprio innamorato di Chieti, eh? Sono molto innamorato. Ne parli proprio, cioè, dagli occhi proprio esce di questa città, che è molto elegante, perché Chieti ha il pregio di essere una città estremamente elegante. Sì, è proprio un salotto a cielo aperto, insomma, però andrebbe, ecco, bisognerebbe migliorarla, renderla più bella, più accogliente, perché purtroppo è un pochino, vive una situazione di degrado, una situazione di declino che sembrerebbe essere insomma inarrestabile, e bisognerebbe, ecco, forse fare qualcosa. È arrivato il momento. Assolutamente, però c'è anche da dire che queste città d'arte hanno dei momenti di declino, però hanno anche dei momenti, ad esempio mi viene in mente Matera, che è una città che negli ultimi anni ha avuto un rilancio. Io mi auguro che Chieti possa veramente fare come Matera, che da chiamata veramente la città dei sassi a essere una perla a livello mondiale, perché vengono a tutto il mondo adesso per vedere i sassi di Matera. Chieti merita, per quegli scorci che ha, che veramente ha degli scorci a volte imbarazzanti, perché rimani veramente rimani innamorato di questi scorci, e andrebbe, come dici giustamente tu, proprio valorizzata ancora di più. Perché assolutamente, tu hai fatto un esempio, caro Riccardo, molto calzante, perché Matera è una città assolutamente bellissima, affascinante, ricca di, come dire, vocazione culturale, ricca di un grande patrimonio culturale, in primis, come poc'anzi dicevi, i sassi. Però io mi permetto di dire che Chieti, adesso sarò un po' di parte perché, come dicevi, io sono davvero innamorato, teatino d'occhi, innamorato della mia città, ma secondo me Chieti non ha nulla diciamo da invidiare a Matera, perché noi abbiamo anche noi un patrimonio artistico culturale di assoluto pregio, di una rilevanza internazionale. Cioè, se io penso al Museo di Villa Frigeri, all'interno del quale c'è il simbolo dell'Abruzzo, che è il guerriero di Capestrano, se penso al Museo Archeologico della Civitella con il suo anfiteatro, che è un contenitore prestigioso per organizzare cose di assoluto pregio. Noi avevamo in mente, come Teatro Marrucino, poi non è stato possibile, ma volevamo organizzare una Turandot con l'Orchestra Filarmonica del Lussemburgo, piuttosto che abbiamo le Terme Romane, che è un complesso termale, come tu sai, dopo le Terme di Diocleziano, le Terme di Caracalla, è un complesso termale romano, il complesso termale Marrucinorum, prestigiosissimo, importantissimo, così come abbiamo il Teatro Romano, i Tempi Romani, la Pinacoteca Barbella, lo stesso teatro, la Chieti Sotterranea. Quindi abbiamo davvero tante cose importanti da promuovere e valorizzare. Purtroppo
sino ad oggi non sono state assolutamente valorizzate, non c'è stato un piano marketing forse corretto, per cui queste cose sono passate in secondo piano. Se pensiamo che noi ad oggi a Chieti non abbiamo un info point, penso che con questo io abbia detto un po' tutto quanto. Perché secondo te si è arrivati a questo punto? Ma non so dirti, io credo che ci siano sicuramente delle responsabilità. Delle concause sicuramente. Delle concause sicuramente. Perché i bei palazzi sono rimasti i bei palazzi. Assolutamente, il momento, per l'amor del cielo, la congiuntura è addirittura internazionale, il momento di crisi, tutto quello che vogliamo. Però ci sono anche degli esempi di cittadine limitrofe che vivevano una situazione di degrado e di declino, ma posso assicurarti che adesso sono assolutamente in rilancio, fanno grandissime attività culturali, attività anche di promozione per la stessa città. Se pensiamo anche a Francavilla, banalmente, che fa una stagione estiva in termini di concerti, di eventi, di iniziative pazzesca, che è riuscita a avere anche un polo, un luogo come quello di Palazzo Sirena, dove addirittura si fa la stagione di prosa e l'estate si fa anche il cinema, cosa che noi a Chieti non abbiamo, ti fa capire un po' tutto. Certamente negli anni passati Francavilla viveva una situazione davvero difficile. Quindi voglio dire, secondo me si può. Voglio dare una battuta, che gli autovelox di Francavilla fanno sì che. Fanno sì che. Paghiamo un po' tutti questi autovelox di Francavilla, che danno un grande, sì. Così una come grande entrata al comune. Noi teatini anche, l'IMU delle seconde case sicuramente, però voglio dire, ho fatto un esempio perché è una città. Ma io l'ho fatto in maniera ironica, però. Limitrofa è una città, ma ci sono tante altre realtà, come tu stesso dicevi, Matera, per andare un pochino più lontano, che comunque adesso in questi anni sono state valorizzate, sono state rilanciate puntando sulle proprie peculiarità e adesso possono beneficiare comunque di un indotto economico che punta sul turismo, che punta e fa naturalmente, genera un'economia per tutta la città, per le strutture ricettive, per i ristoranti, per le attività commerciali, cosa che a Chieti purtroppo non c'è, perché quotidianamente assistiamo alla chiusura di attività commerciali, a tutta una serie di situazioni negative che si ripercuotono sull'economia cittadina. Certo. Mandiamo un po' di pubblicità. Pubblicità. Rientriamo dalla pubblicità con il caro amico Paolo De Cesare. Paolo, volevo ripartire un attimino dal ciclo degli amici. Voi organizzate anche delle grandi feste a Chieti? Sì, noi organizziamo due feste durante l'anno con artisti famosi. Io da quando sono presidente ho fatto venire diversi artisti, abbiamo fatto delle cene concerto veramente molto belle e partecipate, ho fatto venire ad esempio Fausto Leali, Fabio Concato, è venuto Mogol, Silvia Mezzanotte dei Mattia Bazar, Michele Zarrillo, insomma tanti artisti famosi, e nonché anche conferenze, presentazioni di libri, è venuto Sgarbi a presentare il professor Vittorio Sgarbi, il suo ultimo libro, insomma sia eventi culturali sia eventi ludici. Il circolo è qualcosa che appartiene davvero alla storia della città di Chieti. Pensa che io ho ritrovato un documento che ho prontamente incorniciato, anzi due, uno del 1895, dove il circolo in una sua assemblea stanziava i soldi per l'ampliamento del Teatro Real San Ferdinando, che praticamente è l'attuale Teatro Marrucino, quindi l'ampliamento ha stanziato dei fondi per l'ampliamento del Teatro Marrucino. L'altro documento importante e prestigioso che è un cimelio che ho ritrovato proprio personalmente io, un documento dove il Ministero delle Finanze, a firma del direttore generale, ringraziava il circolo per aver contribuito con un vaglia di 21.000 lire dell'epoca del 1920 all'azzeramento del debito nelle casse dello Stato italiano, all'azzeramento del debito presso gli Stati Uniti d'America, 21.000 lire di vaglia dell'epoca. Quindi penso un po'.
ha avuto sempre una funzione importante anche in termini di beneficenza. Le attività della Croce Rossa si sono sempre fatte da noi, è anche un punto davvero come dire, di riferimento per anche i club service, quindi si fa anche tanta beneficenza. Senti, adesso una persona innamorata come te della città, io giro un po' a Chieti, tu sai che ogni tanto ci incontriamo, ma si dice, adesso io qua voglio che tu però me lo dica, non dico ufficialmente, che tu ti voglia candidare come sindaco. È vera questa notizia che è uscita sul giornale, quindi... Sì, sì. Ma più che io mi voglia candidare, diciamo, è una cosa che mi viene chiesta da un po' di tempo da principali stakeholder della città, nonché da miei concittadini, da tanti amici. Quindi diciamo, lo possiamo dire un po' in anteprima che c'è questa... Ma io quello che posso fare, se ho la possibilità di farlo, mi metto naturalmente con grande spirito di servizio a disposizione della mia città, perché forse è arrivato il momento che la società civile cosiddetta, quindi un pochino tutti i cittadini, coloro i quali possono dare un contributo alla città, debbano, come disse qualcuno, scendere in campo, perché viviamo, ripeto, un momento di declino che sembra inesorabile, inarrestabile. Dobbiamo invertire assolutamente la tendenza. A Chieti ad oggi non valgono più niente gli immobili, c'è una situazione, i negozi, come dicevamo prima, chiudono continuamente, l'area industriale di Chieti Scalo non esiste più, il tasso di disoccupazione è salito notevolmente, c'è una continua espoliazione delle funzioni degli enti pubblici, abbiamo perso la banca di riferimento del territorio, abbiamo perso uffici importanti, abbiamo perso davvero tanto. Adesso è arrivato il momento di invertire la tendenza e di far ripartire l'economia della città, e con essa naturalmente l'occupazione, quindi il lavoro, le attività commerciali e le imprese, perché abbiamo un'area industriale di Chieti Scalo che praticamente inesistente, anche lì c'è stata una continua come dire, delocalizzazione di tutte le aziende più importanti, quindi vuol dire che abbiamo perso posti di lavoro. Questo non e va tutto bene. Tutto questo tu apri un meraviglioso ristorante in centro a Chieti. Esattamente, io un pochino in controtendenza. E questo è fantastico, dove abbiamo mangiato una carne meravigliosa, tu dici, quindi, però tu cosa fai? Apri un ristorante a Chieti. Io sono talmente tanto innamorato della mia città che in totale controtendenza, mentre purtroppo, e mi rendo perfettamente conto, delle persone che sono costrette a chiudere, delle numerose attività che quasi ormai quotidianamente chiudono a Chieti, io in totale controtendenza mi sono sentito di investire nella mia città, di creare occupazione, qualche posto di lavoro, l'ho fatto con mio fratello e un altro caro amico imprenditore, ci crediamo, ci abbiamo creduto, ci crediamo, Manuel Pantalone, grande Manuel. E quindi lo abbiamo fatto, abbiamo aperto questa attività commerciale, questo ristorante che si chiama Chopin. Sì, dove abbiamo mangiato una carne, ti ricordi quella sera fantastica? Assolutamente. Veramente sono rimasto anche lì a bocca aperta, perché al di là dell'arredamento, bellissimo, proprio un palazzo grande gusto. Palazzo 1500. Grande gusto. Sì, sì, Palazzo Sanità di Toppio è uno dei palazzi più grandi. Quindi il primo messaggio credo che sia che il Chietino deve investire nella sua città. Assolutamente sì, dobbiamo credere nel potenziale della nostra città, perché io sono convinto che c'è la possibilità di far ripartire la città. Guarda, ti dico la verità, ne sono convinto anch'io, perché Chieti è una città che io l'ho sempre definita una bomboniera, una cosa molto particolare, e uno dei problemi che c'è a Chieti è un po' il traffico, nel senso che ci sono questi parcheggi. Il traffico e il parcheggio. Purtroppo il parcheggio. Abbiamo Piazza San Giustino è ridotta davvero molto male. Esatto. Abbiamo Piazza San Giustino che è ridotta male, tra l'altro in Piazza San Giustino un'altra piaga dolente è il municipio, che è chiuso ormai dal terremoto del 6 aprile 2009, quindi sono 10 anni che non abbiamo più il municipio. Abbiamo un'altra infrastruttura che
sono oltre, non so, saranno 12-13 anni, perché un'opera dell'amministrazione Ricci, che sarebbero i tunnel che ricollegano il centro storico con il terminal, dove ci sarebbe la possibilità dei parcheggi, ma anche quell'opera è ferma da 12-13 anni, purtroppo tutta la città è ferma. Una di queste cose, la prima cosa da fare a Chieti, a mio modesto parere, è proprio riattivare il discorso del Io ho individuato già un'area dove sarebbe possibile, con fondi di privati, perché io il futuro io ritengo che sia proprio coinvolgere anche, puntare sul partenariato pubblico-privato, degli imprenditori che con fondi propri possano investire, quindi i cosiddetti project financing, realizzare un parcheggio che consenta di rendere più facile e soprattutto fruibile la possibilità, certo, di raggiungere città, ad esempio, come Perugia, che sono abbastanza simili, c'è il sito storico in alto, viene raggiunta appunto in questo modo, nel senso che bisogna obbligatoriamente far sì che il cittadino che viene, il turista, sia un'area dove possa parcheggiare e in un attimo arriva in centro, perché, ripeto, il centro è fondamentale, perché... così come lo è fondamentale il centro storico, importante alla sua funzione, è un salotto a cielo aperto, io lo definisco, è molto accogliente, molto bello, ma così come anche molto bella, con un'altra vocazione, anche Chieti Scalo, tendo conto che Chieti e Chieti Scalo sono un'unica cosa, perché è un'unica città, io ci tengo all'unità della città, quindi Chieti Scalo sono un'unica cosa, ci tengo a ribadirlo, però anche Chieti Scalo vive delle difficoltà, così come i quartieri, le periferie sono un po' abbandonate, quindi mi riferisco magari a Brecciarola, che è una frazione di Chieti molto popolosa, così anche come la zona di San Martino, che veramente vive una situazione recentemente. L'ho approfondito la situazione di, purtroppo ho constatato personalmente la situazione di degrado che vive, ho visto lì un campetto bellissimo abbandonato di fronte alle scuole Selvaiezzi, insomma ci sono diverse zone purtroppo degradate che andrebbero riqualificate. Quindi tu che se mai un giorno diventi sindaco di Chieti, la prima cosa che fai, questa è una domanda un po' giornalistica, ma fammelo fare. Ma la cosa che bisogna fare, bisogna far ripartire l'economia della città, bisogna far ripartire il mondo dell'impresa, del commercio, dell'artigianato, bisogna portare investimenti, che è la cosa più importante, gli investimenti generano economia, bisogna puntare su, credo che gli investimenti, a intercettare finanziamenti, sì, certo, europei con staff di progettazione qualificata, cosa che non è stato fatto in questi anni, e sicuramente, come dicevi tu, il problema del parcheggio è un problema sicuramente molto sentito tra le prime cose da fare. Ma io credo che il progetto europeo sia una delle prime cose da fare, perché Matera ha avuto questo, tutti i commercianti di Matera, io quando sono stato tempo fa mi sono un po' informato, e hanno ristrutturato, hanno avuto fondi europei, hanno ristrutturato e hanno fatto veramente chiaramente con le possibilità economiche uno può fare, certo, tante cose. Certo. E questo credo che sia il futuro anche di Chieti, quello, assolutamente sì, quello di quei progetti arrivino dei soldi a livello europeo da poter spendere nella città, perché è veramente un peccato, cioè proprio a livello italiano è una delle città più belle, e quindi non può essere assolutamente abbandonato. Può puntare sul suo potenziale della cultura, puntare sul turismo, certo non tassando gli operatori delle strutture ricettive con tasse di soggiorno e quant'altro, ma cercando di facilitare la vita a questi eroi che io definisco al giorno d'oggi, e appunto puntando anche sul turismo, sulla cultura, come ha fatto naturalmente Matera. Certo. Senti, venerdì prossimo c'è un appuntamento importante per te, me ne vuoi parlare? Sì, venerdì ho organizzato a fine del mio mandato da Presidente dei Giovani Imprenditori dell'ANCE di Chieti questo importante convegno che sta avendo una risonanza anche nazionale dal titolo Infrastrutture e Territori, il rilancio dell'industria delle costruzioni, dove insomma ci confronteremo sul
ecco sì, sì il Save the Date, la locandina, dove ci confronteremo un attimino sulla messa in sicurezza delle nostre infrastrutture, il riammodernamento delle nostre infrastrutture e di quanto sia importante investire contestualmente nella sicurezza, ma anche come dire, nel settore delle costruzioni, che genera attorno a sé un indotto importantissimo che è un volano per l'economia di tutto il paese. Quindi non è possibile che al giorno d'oggi crollino ponti dell'autostrada e muoiano persone, e bisogna mettere in sicurezza, bisogna riammodernare le nostre infrastrutture ormai vetuste del nostro paese e capire che contestualmente coloro i quali svolgono questo lavoro, quindi i costruttori, gli imprenditori nel campo dei costruttori, nelle costruzioni, hanno dietro di loro tutto un indotto che genera un'economia, posti di lavoro e cose molto importanti per il paese. La trasmissione è terminata, però fammi dire l'ultima cosa che me l'ero segnata, perché di te è una cosa. Tu hai sfiorato anche il palco di Sanremo con una canzone meravigliosa che io sono andato a sentire su YouTube, e quindi nel finale della trasmissione devo dirlo che sei anche un grande cantante. La mia grandissima passione sin da bambino, mi sono cimentato quando ero più ragazzo. Superata la canzone soglia, è stata da Mogol, dei 18 anni, superata la soglia di 18 anni, nella competizione più ambita, più importante, è quella del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Sono andato a un passo al palco dell'Arison, sono arrivato, in quel caso, come ben ricordavi, mi sono fregiato di avere un brano scritto dal grande maestro Giulio Rapetti Mogol. Fu una bellissima esperienza, indimenticabile, e porto nel mio cuore. In quell'occasione, per accedere alle selezioni del festival, bisognava produrre un brano con un videoclip, e io anche in quell'occasione ebbi nel cuore chiaramente la mia città, come prima cosa la mia città, Chieti, tanto è vero che il video è su YouTube. Girai questo video a Chieti con Fabrizia Ottavo, la mia amica che saluto caramente, campionessa olimpionica, medaglia d'argento, sì, sì, Atene 2004, che fece da protagonista in quel videoclip ambientato e girato nella mia straordinaria bellissima Chieti, con degli sfondi bellissimi come Piazza San Giustino, come la Villa Comunale, come il Corso Marucino, e ripeto, fu un'esperienza davvero bellissima che porto nel mio cuore, ed è dovuta anche al mio caro amico Piero Mazzocchetti, che era il mio protettore artistico, che saluto anche sempre affettuosamente. Paolo, grazie di questa meravigliosa chiacchierata, ti auguro veramente di andare avanti nei tuoi progetti, nei tuoi sogni, e grazie mille. Sono certo che ce la fai. Grazie, forza Chieti, e grazie per l'invito. Grazie a te di tutto. Anche questa trasmissione, siamo giunti al termine. Buonasera a tutti.